Eccoci qui, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi parliamo di ipocondria, o meglio di ansia per la salute oppure ansia per le malattie. Io sono il dottor Andrea Tomassetti, sono uno psicologo specialista di disturbi d'ansia. Nella mia pratica clinica mi occupo di aiutare le persone ad uscire da quelli che sono attacchi di panico, ansia sociale, dal DOC all'ansia generalizzata. Nel video di oggi parliamo di ipocondria. Allora, innanzitutto possiamo dire che sperimentare ansia per la propria salute è qualcosa di assolutamente normale, capita a tutti noi ed è anche funzionale perché se ci preoccupiamo per la nostra salute, questo ci permette di attivarci e andare ad affrontare tutta una serie di accertamenti che potrebbero salvarci la vita. Quindi è una cosa naturale preoccuparsi della propria salute. Quando è invece che cadiamo all'interno proprio di un disturbo di preoccupazioni eccessive per la propria cura? Quando iniziamo ad avere una paura, una preoccupazione che sia appunto costante, quotidiana, pervasiva e che vada ad intaccare anche le aree di funzionamento della nostra vita? Questa preoccupazione, questa paura che noi abbiamo riguarda dei sintomi fisici che sono appunto nuovi, cioè la persona che si preoccupa della propria salute non inizia a preoccuparsene così all'improvviso, ma molto spesso accade che ha effettivamente dei sintomi nuovi che prima non aveva mai sperimentato. Però purtroppo questi sintomi sono dei sintomi fondamentalmente molto comuni, il nostro corpo cambia in continuazione, quindi provare per esempio una tachicardia o formicolio o un senso di pressione allo stomaco. Ecco, questi sono sintomi innocui, comuni, che possono capitare all'interno delle nostre giornate e dunque non sono segnali di un'effettiva malattia, sono diciamo delle oscillazioni normali del nostro corpo. Il problema è che noi andiamo ad iperfocalizzarci su questi sintomi e soprattutto li interpretiamo come se fossero dei segnali di una grave e imminente malattia. Dunque, quando siamo fortemente convinti che questi potrebbero essere proprio dei segnali di una malattia tanto temuta, e spesso andiamo proprio ad immaginare malattie molto gravi, quello che ricerchiamo è di escludere queste ipotesi che la nostra mente ha fatto. Dunque, cerchiamo a tutti i costi di avere una diagnosi che vada appunto ad escludere queste patologie. E ci rivolgiamo dunque a dei medici, facciamo tutti gli accertamenti e molto spesso riceviamo delle diagnosi assolutamente negative, ovvero che non c'è assolutamente nulla di quello che temevamo. Però purtroppo queste diagnosi non sono mai sufficienti a tranquillizzare la persona del fatto che sia assolutamente in salute. Infatti le diagnosi non vengono percepite come un segnale di salute, quanto piuttosto invece di una noncuranza da parte dei medici, oppure addirittura della loro incompetenza, oppure di non aver comunicato, no? Di aver omesso qualcosa, di non aver dato delle informazioni chiave ai medici per poter effettuare la corretta diagnosi. Quindi abbiamo anche dei sensi di colpa su noi stessi di non essere stati abbastanza esaustivi e cavolo, non gli ho detto quella cosa lì, e dunque la mente si riattiva. Ecco, però devo fare ulteriori ricerche, ulteriori analisi. Quindi anche la diagnosi negativa non è risolutiva se soffriamo di ansia per la propria salute. Dall'altro lato ci sono persone che invece hanno assoluto timore di fare diagnosi, di parlare con medici, persino di ascoltare che si parli di malattie, perché proprio non riescono neppure ad accettare l'idea di poter avere una qualche malattia. Dunque è meglio assolutamente scappare, anche farsi controllare da qualsiasi cosa, piuttosto che ricevere una diagnosi che confermi i loro dubbi e le loro preoccupazioni. Anche questa è una forma di ansia per la salute. Quindi vediamo persone agli antipodi quasi, o comportamenti che possono oscillare delle volte dal versante faccio diagnosi su diagnosi su diagnosi, visite su visite su visite, e altre volte invece addirittura no, no, non voglio assolutamente sentire parlare di quelle malattie. Se c'è qualcosa al telegiornale, cambio assolutamente canale, oppure programmi di medicina, cambio assolutamente questi programmi. Ok? Quindi c'è anche un'ambivalenza di comportamenti e di atteggiamenti delle persone che soffrono appunto di questo tipo di difficoltà.
difficoltà. Un'altra caratteristica delle persone che soffrono di ansia per la propria salute è quella di prestare una attenzione quasi morbosa nel controllare il proprio corpo, nel cercare eventuali segnali di rigonfiamenti, di rossori, di ferite, che possano andare a confutare la presenza o meno della malattia temuta. Dunque, la propria attenzione viene totalmente dirottata su se stessi, si perde contatto con il mondo esterno e ci si focalizza sul corpo, si va proprio a ispezionare il proprio corpo quasi sotto la lente di ingrandimento per trovare eventuali segnali o sintomi che vadano a confutare o meno, nella speranza, quello che realmente preoccupa la persona. Un'altra cosa che è molto comune fare se si è molto preoccupati per la propria salute è quello di chiedere continue rassicurazioni ai propri familiari, ai medici, agli amici, e questo porta ad un certo punto anche a sentirsi isolati da queste persone, perché poi vediamo che magari i medici reagiscono in modo brusco, come se non avessero tatto nei nostri riguardi, e ad un certo punto smettiamo anche di parlare delle nostre preoccupazioni, perché se prima cercavamo rassicurazioni e quant'altro, adesso nel confronto con le altre persone ci sentiamo come discriminati, ci sentiamo come se quello che noi stiamo chiedendo viene percepito dall'altro come totalmente eccessivo e i nostri sintomi vengono minimizzati e ci sentiamo criticati e sminuiti per i nostri timori e proviamo proprio un forte senso di giudizio. Dunque iniziamo a cercare tutta una serie di rassicurazioni, magari su internet, magari sui blog, iniziamo a leggere tutta una serie di informazioni che finiscono, nel caso migliore, per darci un brevissimo senso di tranquillità, ma ci ingabbiano in realtà in un vero e proprio circolo vizioso, è quello di continuamente cercare informazioni, e la nostra testa ad un certo punto vede solamente la malattia come il centro della sua giornata. Infatti, se soffriamo di ansia per la propria salute, iniziamo anche a smettere di fare alcune attività che una volta erano importanti. Ad esempio, molte persone smettono di viaggiare perché si allontanerebbero dal medico di famiglia, quindi si privano addirittura di fare delle vacanze, oppure altre persone smettono di fare attività fisica perché quando il corpo sta svolgendo attività fisica magari ha tutta una serie di attivazioni che fa pensare a dei sintomi che siano proprio quelli che loro temono, oppure addirittura smettono magari di fare le scale o di camminare proprio per il fatto che il corpo si attiva, e attivandosi dà tutta una serie di sintomi che vengono anche questi interpretati a loro volta in modo assolutamente negativo e catastrofizzante. E dunque, fondamentalmente, se dovessimo andare a chiudere il cerchio, le persone che, come potresti essere tu, che soffrono di ansia per la propria salute, vedono la propria vita pesantemente condizionata dalla preoccupazione. Dunque, vengono anche spesso definiti come malati immaginari, come se non hanno niente, però la loro sofferenza è molto reale, molto profonda, ed è una sofferenza di tipo psicologico. Vediamo adesso a livello di percentuali, dati statistici, quante persone soffrono di questo disturbo. Allora, i dati ci dicono che tra il 3 e l'8% della popolazione soffre proprio del disturbo di ansia per la propria salute, mentre addirittura circa un 30% delle persone ha paure occasionali riguardanti la propria salute, che comunque però non permettono loro di vivere come vorrebbero, perché a un certo punto possono diventare veramente ingombranti. Vediamo adesso quali sono le cause per arrivare ad avere una così tanta paura, una così tanta preoccupazione per la propria salute. Allora, al primo posto abbiamo l'ambiente familiare, le esperienze infantili e l'apprendimento sociale. È stato visto che tanto più i bambini crescevano all'interno di famiglie con molti conflitti, molto stress, tanto più erano predisposti a sviluppare sintomi collegati allo spettro ansioso, allo spettro depressivo, e tanto più una persona è già in ansia generalizzata, per esempio, tanto più sarà anche più facilmente suggestionabile anche delle malattie, quindi è molto probabile che sviluppi comorbilità
anche ansia per la propria salute. Oppure un altro aspetto molto importante è lo scambio verbale tra il bambino e i genitori. Pensate ai genitori iperprotettivi che qualsiasi cosa i bambini fanno gli dicono non sudare, non correre, potresti cadere, potresti farti male, oppure se hai mal di pancia, se hai mal di gola devi rimanere a casa, che ti viene il dottore, ti viene a visitare, non devi uscire, non devi fare questo. Ok, immagina come possa appunto crescere in modo condizionato quel bambino e dare proprio una rilevanza molto acuta a questi problemi, a questa attenzione quasi morbosa per la propria salute, appena c'è un sintomo, chissà che cosa deve succedere. Questo modo di educare figli è dato ovviamente dall'amore, ma crea tantissimi problemi, perché veramente, ma cosa c'è di preoccupante se un bambino ha un po' di febbre, un po' di mal di gola? Ci passano tutti i bambini e fanno tutto nella propria vita, non c'è bisogno di dare tutta questa attenzione, quasi ossessività a questo aspetto delle malattie, perché poi arriviamo a vedere dei numeri così ampi di preoccupazione, di ansia per la propria salute, ed è purtroppo una vera e propria sofferenza che riguarda tantissime persone lì fuori. Un altro aspetto importante è quello di aver vissuto in prima persona delle esperienze di malattia o di morte di persone care. Aver assistito a una persona malata o essersi ammalati se stesso, aver assistito alla morte di un proprio caro, può rendere più vulnerabile quella persona a essere maggiormente preoccupata per questo tipo di dinamiche. Un altro aspetto è quello dei fattori genetici. Ci sono persone che sono più predisposte a sviluppare una vulnerabilità nei confronti dell'ansia e dell'ansia per le malattie rispetto ad altre persone. Ma quello che si eredita non è il disturbo in sé, ma la vulnerabilità. Poi dovranno essere appunto l'ambiente sociale, il contesto sociale a far sì che io abbia un disturbo di questo tipo oppure no. E per ultimo abbiamo anche i fattori biologici, ovvero una certa alterazione di alcuni neurotrasmettitori. È stato visto che questo è collegato ad un cervello più incline a reagire ad alcuni tipi di stimoli. Ok, nel video di oggi dunque ho voluto darti proprio una comprensione di che cosa si tratta quando si parla di ipocondria, in modo tale che tu possa capire se rientri appunto, se stai vivendo in questo momento difficoltà di questo tipo e come mai puoi essere, diciamo, incappato in questi aspetti qui. Ok? Spero che questo video ti sia stato di aiuto nei prossimi giorni. Mi raccomando, iscriviti al canale se non l'hai già fatto o attiva la campanella, perché pubblicherò numerosi video riguardo dell'ipocondria, che mi sono reso conto che c'è molto bisogno di parlare di questa tematica. Per questo video è tutto, io ti saluto e ci vediamo nel prossimo video.